È vero che i grani antichi sono una truffa del marketing? Nella giornata di giovedì 25 ottobre 2023 è stato rilasciato un comunicato stampa dell'Accademia Nazionale di Agricoltura ANA, dal tenore molto perentorio e provocatorio. I grani antichi sono una bufala che truffa il consumatore. Andiamo ad analizzare quanto dichiarato per stabilire se sia falso o no quello che hanno diffuso. Secondo l'Accademia Nazionale di Agricoltura, la commercializzazione dei prodotti a base di grani antichi è una strategia commerciale che si basa su una narrazione ingannevole. Non sono sostenibili per l'ambiente, salubri per la salute e vengono venduti a prezzi più alti senza motivo. All'incontro ha partecipato il professor Luigi Cattivelli, direttore del Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica dell'Associazione CREA, autore del volume Pane Nostro, Grani Antichi, Farine e Altre Bugie, edizioni Il Mulino 2023, presentato durante il dibattito. Il CREA è un ente pubblico governativo e la sigla sta per Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria. Uno dei primi punti toccati nel comunicato stampa è che i grani antichi sarebbero grani vecchi e non rientrano nel registro nazionale. In particolare si legge che oggi le farine sono tutte registrate e controllate dal CREA, mentre i cosiddetti grani antichi non sono iscritti a nessun registro e non hanno regole. Sono grani vecchi che non rispondono più alle esigenze nutritive e produttive di oggi. Come si può pensare di nutrire il pianeta con grani non più attuali? E poi, se compro una pagnotta di grano antico, chi mi garantisce cosa c'è dentro e cosa mangio senza controlli? Partiamo dicendo che la dicitura corrente grani antichi non è molto corretta da un punto di vista tecnico, in quanto le varietà di grani in questione non sono né vecchie, come sostiene l'ANA, né antiche, ma semplicemente grani tradizionali e in gran parte risalenti ai primi del Novecento, come la varietà più conosciuta dal pubblico, quella del grano Senatore Cappelli e molte altre. Chi si occupa di varietà autoctone non parla di grani antichi, ma di varietà tradizionali. L'accusa di non rientrare nel registro nazionale delle varietà riconosciute e autorizzate è del tutto priva di fondamento. Infatti, i grani antichi dal 2017 sono iscritti al registro nazionale delle varietà da conservazione, come mostrato dall'Associazione Siciliana a tutela dei grani antichi Food Diverso, e proprio in virtù di questa norma le filiere sono tracciate e controllate a partire dal seme. Ma il dato paradossale è che l'organismo che controlla e certifica tali filiere dei grani antichi è proprio il CREA, l'ente di cui il professor Luigi Cattivelli è un esponente di primo piano. Pertanto, come è stato possibile scrivere in un comunicato stampa che le varietà di grani antichi non rientrano nel registro nazionale? Vogliamo pensare che sia una svista clamorosa, come minimo. Un secondo punto sostenuto dal comunicato stampa ANA è il seguente: falso il messaggio sulla sostenibilità ambientale. Si legge che anche il messaggio della sostenibilità è falso, perché i grani antichi sono decisamente meno produttivi di quelli odierni e perciò servirebbero molti più ettari di terreno da coltivare per avere un quantitativo accettabile. Lo stesso dicasi per la salubrità, perché le piante, rispetto a quelle moderne, essendo il doppio di altezza, sono maggiormente soggette alle micotossine, si allettano facilmente e sono anche più soggette all'assorbimento di metalli pesanti presenti nel terreno come il cadmio. Intanto dobbiamo far notare come le produzioni industriali di grani moderni, quelli di varietà più recenti e frutto di ibridazione genetica, come ad esempio il grano Manitoba proveniente dal Canada e altri, sono produzioni altamente non sostenibili e inquinanti. Quanto gasolio hanno bruciato le navi cargo che hanno importato in Europa il grano canadese, americano o quello australiano, oppure il grano ucraino e quello russo? Grano canadese ed estero notoriamente ampiamente trattato in campo con il pesticida glifosato, che inquina a sua volta l'ambiente e crea tossicità sia al terreno che nei confronti del consumatore finale. Vogliamo forse far credere che inquinare con le navi cargo e con i pesticidi in campo sia sinonimo di sostenibilità? Partiamo dal presupposto che i grani moderni che si vogliono imporre non sono sostenibili in alcun modo. Fare così non rispetta alcuna etica di sostenibilità, anzi, peggio di così non si può fare. Al contrario, le produzioni con grani antichi non necessitano di trattamenti chimici in campo, perché sono basate su varietà di frumento e di riso che per loro natura hanno molte più difese naturali contro gli insetti e contro le problematiche che possono sorgere durante la maturazione in campo. A tale proposito prendiamo in esame il fenomeno dell'allettamento citato dal documento ANA. L'allettamento consiste nel ripiegamento fino a terra di piante erbacee per l'azione del vento o della pioggia. L'allettamento è negativo in quanto rende difficoltosa la raccolta del prodotto, per esempio la mietitura, e quindi comporta perdite di prodotto in termini di resa per ettaro.
L'allettamento può essere risolto nei cereali adottando varietà di piante con maggiore resistenza meccanica all'azione del vento e della pioggia, vale a dire piante che non si piegano. L'agricoltura industriale ha risolto il problema dell'allettamento attraverso l'ibridazione genetica di piante e semi, dal momento che le piante erbacee dell'era pre-industriale, ovvero i cosiddetti grani antichi se parliamo di cereali, erano a stelo alto e maggiormente soggette all'allettamento. Questa però è la narrazione che da sempre fanno le multinazionali dell'agroindustria, ovvero dire che le piante antiche erano poco produttive e allettavano spesso, quindi andavano rimpiazzate da varietà più moderne e tecnologiche, ibridate geneticamente, che garantissero una resa maggiore. In realtà le cose non stanno proprio così e gli agronomi esperti di agricoltura biologica e di tecniche agricole tradizionali ci spiegano meglio come in verità le piante antiche, tradizionali pre-era industriale, producevano e producono ancora oggi molto bene, ma in un regime di agricoltura biologica, non di quello di agricoltura convenzionale. Questo perché, come spiega il professor Giovanni Dinelli, si fa uso esclusivamente di concimi di sintesi che, se usati sulle piante tradizionali, non ancora ibridate, ha un effetto paradosso, portando ad un maggiore allettamento e ad una resa minore di prodotto. Questo è dovuto probabilmente al fatto che i concimi di sintesi hanno molti meno nutrienti da dare alla pianta rispetto ai concimi naturali e la pianta cresce più debole e con meno resistenza meccanica. Al contrario, le varietà moderne di frumento, dette anche a taglia nana, in quanto ibridate per fare in modo che abbiano uno stelo più corto e maggiore robustezza contro l'allettamento, sono state selezionate per l'agricoltura convenzionale e mal si adattano all'agricoltura bio, come sostengono anche eminenti esperti europei su riviste scientifiche prestigiose. Le piante ibridate moderne hanno bisogno di molte più sostanze chimiche di sintesi in campo, fertilizzanti, pesticidi, eccetera, per portare a termine una data produzione rispetto alle piante tradizionali che con il nutrimento naturale producono un po' meno in termini di quantità, ma inquinano molto meno e quindi sono più congrue in un discorso di sostenibilità. Questa è la vera sostenibilità di cui si dovrebbe ragionare, mentre l'agroindustria spesso tende a confondere la maggiore produttività con la sostenibilità. Vogliamo parlare di acqua? I grani antichi non hanno mai bisogno di acqua, avendo un apparato radicale molto più sviluppato se la vanno a cercare in profondità rispetto ai grani moderni. Tutta questa libertà dell'agricoltore è mal vista e avversata dalle multinazionali delle sementi, dei pesticidi e dei fertilizzanti, che poi spesso sono le stesse grandi multinazionali dell'agro-food business. Questi giganti finanziari vogliono che gli agricoltori dipendano dalle loro sementi, dai loro fertilizzanti e dai loro pesticidi. Un altro aspetto non considerato e anzi completamente ignorato dal convegno dell'ANA riguarda la maggiore allergenicità dei grani moderni, ampiamente dimostrata da tanti studi scientifici da diversi anni. Questo processo di manipolazione ha modificato qualitativamente il glutine del frumento moderno rispetto a quello tradizionale. Questa modifica ha favorito sicuramente i processi industriali di lavorazione del pane e dei prodotti a base di frumento, facendo aumentare la produttività e i profitti delle aziende panificatrici, ma purtroppo ha comportato d'altro canto un peggioramento qualitativo del frumento per quanto riguarda la digeribilità e gli effetti sulla salute intestinale. Un altro punto importante toccato dal comunicato stampa ANA è il seguente ed è tutto a favore di grani antichi. Bassi livelli produttivi ma potrebbero aiutare l'economia collinare e montana. Il grano antico ha un basso livello di resa produttiva. L'Italia produce il 40% del frumento tenero che si usa per fare pane, pasta, pizza e il resto lo importa soprattutto dalla Francia. Produciamo già meno di quello di cui abbiamo necessità. I grani antichi non sono sostenibili a livello economico e ambientale, ma spezziamo una lancia a loro favore perché potrebbero essere coltivati nei terreni collinari di montagna, dove i terreni sono abbondanti se non si coltiva la vite, per fare piccole produzioni che magari aiuterebbero anche a evitare lo spopolamento di molte zone. Infine, vediamo chi è l'ente nazionale, l'ANA, per capire la fonte da cui è arrivato questo comunicato stampa molto duro riguardo alle coltivazioni di grani antichi, perché la veridicità e l'attendibilità di qualsiasi informazione è sempre legata anche a chi veicola il contenuto. È una fondazione privata senza scopo di lucro che secondo uno statuto svolge ricerca e promuove la conoscenza scientifica intorno all'agricoltura e agli ambiti ad essa connessi. Questo ente privato è composto e gestito da associati che nel caso di un'accademia vengono chiamati accademici, sono nominati a vita e provengono dal mondo dell'impresa, dell'università, ma anche dal settore bancario. Per questa grande attività e varietà partecipativa che attinge da diversi settori della società, l'accademia amministra risorse proprie, donazioni e altri introiti ottenuti per attività che si riconducono a studi e a ricerche nell'ambito delle proprie finalità, come si legge all'articolo 2 dello statuto.
Abbiamo a che fare dunque con un ente privato che ha stretti rapporti con il mondo delle imprese e dell'agricoltura industriale, che avvia collaborazioni e attività collegate al modello di agricoltura prevalente oggi, cioè quello industriale e intensivo, che è in antitesi al modello di agricoltura biologica in cui invece si impiegano i grani antichi. Il convegno di Bologna del 25 ottobre del 2023, da cui poi è stato prodotto il comunicato stampa, è stato moderato, si legge nel comunicato stesso, da Ercole Borasio, accademico ordinario dell'ANA e già direttore generale della Produttori Sementi S.p.A. Quest'ultima azienda, con sede ad Argelato, in provincia di Bologna, è leader in Italia e all'estero nel mercato dei semi, in particolare di sementi per la coltivazione di grano duro, ed è stata acquisita nel 2022 da un'altra azienda sementiera italiana marchigiana, la Agroservice S.p.A. in accordo con la multinazionale svizzera di semi Syngenta. Syngenta AG è un'azienda produttrice di sementi e pesticidi tra le prime tre al mondo assieme a Monsanto, Bayer e DuPont. È di proprietà della ChemChina, un'impresa statale cinese. Syngenta è stata fondata nel 2000 dalla fusione delle attività agrochimiche di Novartis, altra multinazionale farmaceutica svizzera, e AstraZeneca, multinazionale farmaceutica anglo-svedese, e acquisita dalla China National Chemical Corporation, ChemChina, nel 2017. Spesso emerge che chi divulga notizie e raccomandazioni in ogni settore possa avere poca credibilità e attendibilità per via dei troppi legami con l'industria e con chi governa un settore produttivo specifico. La maggioranza delle volte quello che si legge sui mezzi di informazione è artefatto e distorto dalla reale natura dei fatti. Fare uso di farine con grani antichi, o ancor meglio definiti grani tradizionali, tutto quello che la natura ci ha donato e continua a donarci è solo beneficio, mentre tutto quello manipolato o in qualche modo modificato dall'uomo non arreca nessun beneficio, anzi ci porta solo ad una condizione di malessere. Malessere, stato di vaga sofferenza e di leggera indisposizione fisica che, per la sua stessa natura, per il sopraggiungere improvviso e privo di una causa apparente, provoca in genere un senso di prostrazione e di inquietudine interna.